Buonasera, dopo una settimana di sosta ci ritroviamo con l'appuntamento del martedì sera, più o meno intorno alle 9, per chi ci vede in prima serata, con la strambata di Arnaldo Ferrandino. Ben ritrovato Arnaldo. Abbiamo Buonasera saltato un turno, però ci siamo visti giovedì sera in diretta, abbiamo parlato del dissesto idrogeologico e ci eravamo dati appuntamento a martedì ed eccoci a tutti. qua, Ed quindi eccoci parola mantenuta. Senti, io credo che la prima cosa che la gente vuol sentire è se ci sono novità, il gossip della serie, le liste, come vanno avanti le composizioni delle liste, questa alternanza di genere, come si suol dire in queste ore, visto quello che sta succedendo in Parlamento, no? Sulla legge elettorale. Insomma, a che punto siete con queste benedette formazioni? Noi stiamo procedendo secondo lo schema che ci siamo prefissato, cioè quello di cercare di coinvolgere quanto più persone possibile nella costruzione di una lista e poi fare la sintesi prima della presentazione. Infatti, questa settimana abbiamo un incontro fissato per venerdì prossimo alle 19 nella saletta della Tè del Bar Calise a Casamicciola per confrontarci tra le persone che vogliono partecipare a questo progetto portando avanti delle Sarebbe il secondo incontro rispetto al precedente di qualche settimana fa, idee. no? Sì, sarebbe il secondo incontro, certamente non sarà l'ultimo incontro. Discuteremo appunto di problematiche connesse anche ai vari programmi da portare avanti nel prossimo futuro, sapendo che il quadro generale, e non soltanto di Casamicciola, non è dei più facili e che quindi ci vuole tanta buona volontà e delle idee per poter far sì che il comune di Casamicciola riesca a risollevarsi. Mi hanno accusato in questo anno di amministrazione di non essere riuscito, come dire, a mettere il comune in carreggiata, ma vorrei sottolineare a chi muove queste critiche che effettivamente il comune non sta in una situazione brillantissima. E se determinati provvedimenti sono stati fatti semplicemente per evitare il dissesto e quindi poi ero fiducioso che nei 5 anni avrei portato dei risultati, per questo non mi preoccupavo anche di qualche provvedimento impopolare. Poi l'azione si è fermata, diciamo, agli inizi e quindi è evidente, è difficile poi esprimere un giudizio formato e critico sullo mio operato. Però devo dire che questa esperienza mi ha comunque aiutato, mi ha insegnato, da un lato mi ha fatto capire effettivamente poi il comune che condizioni sta e poi dall'altro che è inutile voler continuare a insistere con i vecchi schemi e vecchi modelli, ma bisogna assolutamente rinnovarsi. Perché secondo te c'è questa continua fuga dall'ufficio tecnico? Adesso anche l'ultimo ha dato le dimissioni, insomma non c'è possibilità di trovare stabilità per la gestione dell'area tecnica del Comune di Casamicciola. Si fa il bando, si trova un nome, arriva un mese e ci saluta, e non è Ma l'ultimo. perché i problemi sono tantissimi e che chiaramente più resta scoperto il ruolo, più chi viene nominato poi si trova di fronte a una montagna di problemi che non può risolvere in un arco temporale breve, un mese, 2 mesi, 3 mesi. Tra l'altro il Ancorché commissario, venendo 3 volte a settimana, insomma. ancorché veniva, ma lui veniva 3 volte a settimana perché evidentemente il compenso era stato parametrato 3 volte a settimana. Però poi che succede? Che 3 volte a settimana, perché il comune non c'ha i soldi per pagarlo per un'intera settimana, però i problemi poi non si risolvono. Allora io vorrei capire, sì, le idee per il rinnovamento occorrono, però non si può neanche stare, come dire, sotto la tagliola della Corte dei Conti, che ogni virgola deve essere soppesata. Se l'ufficio tecnico, no, se non c'è il responsabile dell'ufficio tecnico, io penso che i danni che si creano, anche in termini di servizi ai cittadini, sono di gran lunga maggiori del compenso dello stipendio che spetta al responsabile dell'ufficio tecnico. Ovviamente deve trattarsi una persona per bene, come mi immagino sia stato quello nominato dal commissario prefettizio, tant'è vero che se n'è andato, perché se non fosse stata una persona per bene avrebbe continuato tranquillamente a stare anche part-time. Quindi è così grande la mole che c'è bisogno di stare più tempo per districare la matassa. La mole, guarda, io penso che l'ufficio tecnico comunale sia l'ufficio più importante, non del comune di Casamicciola, ma di tutti i comuni, soprattutto del sud Italia, con i problemi connessi al contorno, con i problemi connessi alla progettualità delle varie opere pubbliche.
con il rilascio di autorizzazione di agibilità sui fabbricati, che poi se tu vai a fare una riflessione sono tutti elementi tra di loro complementari, cioè Sono interconnessi. interconnessi. E quindi auspichiamo che anche a livello centrale sul condono si metta una parola fine, una parola chiara che si dica quindi quali sono gli immobili che devono essere demoliti, se ci sono immobili che devono essere demoliti, ma quantomeno consentire di sanare gli altri, altrimenti non ci riusciamo più. Sicuramente, continuando sulla scia del gossip elettorale, no? Guardando anche dall'altra parte, vengono fuori delle notizie, delle cose non si sa fino a che punto siano veritiere, però a me sembra di aver capito che stai facendo la fine di Berlusconi, cioè della serie tutti contro Arnaldo Ferrandino, come all'epoca era tutti contro Berlusconi. Sicuramente il punto debole di cui sarai accusato nella campagna elettorale sarà questo fatto del dissesto, il predissesto, le tasse, eccetera. Lo ritieni tale? Perché dall'altra parte che tipo di argomentazioni possono addurre a loro difesa? Ecco, facciamo adesso l'avvocato del diavolo, spersonalizzati da Arnaldo Ferrandino. Perché dall'altra parte si continua a sostenere che questa strada non era l'unica, non era quella indispensabile, ce n'erano altre che potevano comunque portare avanti un ragionamento migliore e non gravare così nelle tasche dei casalnicciolesi? Allora, bisogna distinguere tra chi parla per parlare, cioè dicendo fesserie, pur essendo consapevole di dire Metti fesserie. che stai in campagna elettorale adesso dai balconi, ti accusano, dice Arnaldo mi ha fatto mettere più tasse, si poteva evitare, l'ha fatto perché lui è un tecnico, perché lui era deciso così, capatosta com'è, si poteva invece tentare un'altra cosa, si potevano fare 10.000 altre situazioni, non è vero che quella era l'unica strada. Cosa risponderesti? Allora, premesso che a chi dice questo, sto ancora aspettando che mi indichi quale altra strada sia percorribile. Io penso, e l'ho detto un sacco di volte, che un amministratore responsabile, cioè nel senso che abbia un senso di responsabilità nei confronti del proprio paese, deve agire secondo una logica. È facile fare l'amministratore restando sul comune 5 anni, 4 anni, 5 anni, barcamenandosi, facendo dei debiti. Vedi, faccio un esempio. Ho necessità di fare che ne so, di cambiare delle lampadine in mezzo alla strada oppure di aggiustare una strada. Faccio un bando, magari nel bilancio, perché il bilancio si può fare in tanti modi, anche inventandosi le entrate. I comuni stanno tutti quanti inguaiati perché si sono inventati per anni delle entrate mai poi realizzate. Io mi invento delle entrate che poi Finanza creativa. Vabbè, finanza tu creativa. come dottore commercialista dovresti essere Però bravo in queste ma cose, quello è semplicissimo, guarda, no? volendo seguire quella strada, però poi non ci dobbiamo lamentare se arriviamo a questi risultati. Allora, devo aggiustare una strada, ci vogliono 100.000 euro. Oppure, a meglio ancora, una somma urgenza, 20-25.000 euro, nel bilancio ho delle somme fittizie per somma urgenza. Chiamo te come ditta. Tu sai che i soldi, se li prendi tra 4-5 anni, è la migliore delle ipotesi, quindi mi fai un preventivo 3 volte quello che è il costo che Ci serve metto anche gli realmente. interessi per gli anni Perché che dovrò. saprà, allora io so, è un gioco delle parti, io so che non ti pagherò, o se ti pagherò tra 4-5 anni. Tu sei consapevole che probabilmente se prendi i soldi li prendi da 4-5 anni e quindi si va avanti in questo modo. Il lavoro lo fai, chiaramente, magari lo fai anche in modo approssimativo, sapendo che i soldi li andrai a prendere tra 4-5 anni e così si va avanti negli anni. Salvo poi si arriva al punto dove tutta questa strada non è più percorribile. Quando diciamo i miei antagonisti portano avanti queste tesi, mica ti dicono che cosa bisognava fare. Cioè, d'altra parte, gente che ti approva un consuntivo con un utile di 300.000 euro, quindi il comune era ricco osservando, e poi c'è un consuntivo reale di 15 milioni di debiti. D'altra parte, lo stesso commissario prefettizio, quando è arrivato al comune, non è che ha preso in considerazione l'ipotesi di dire no, qua stanno scritto un sacco di fesserie, a noi non ci interessa il piano di predissesto, ritorniamo un'altra volta come stavamo prima, perché il sindaco che ha amministrato in quest'anno evidentemente non stava bene col cervello e quindi ritorniamo indietro. No, il commissario prefettizio invece stava valutando l'ipotesi del dissesto, perché secondo lui o secondo lei la manovra del predissesto era una manovra abbastanza, come dire, azzardata, perché il comune versava in uno stato di dissesto totale. Ora, se tu mi chiedi perché io non abbia dichiarato il dissesto, già l'ho detto un sacco di volte, perché col dissesto le tasse al massimo sarebbero rimaste per 10 anni, per tutta la durata del dissesto. E
Io penso che nessuna persona sensata, anche tra i cittadini, anche tra quelli che si lamentano perché le tasse sono state aumentate, di fronte alla prospettiva di avere delle tasse al massimo per 10 anni o la prospettiva di avere le tasse al massimo per 1 o 2 anni, con buone possibilità di ridurle, perché di tutto mi si potrà accusare, ma tranne che io abbia aumentato la spesa pubblica, mi sembra che la spesa l'abbia tagliata in tutti i modi possibili e immaginabili. Sei stato con 2 assessori per tanto tempo. Quindi... Sono stato con 2 assessori per tanto tempo, non perché avessi difficoltà a fare la giunta, davvero che... Che se ne possa dire o pensare. Ma no, che se ne possa dire o pensare, quando dopo un anno mi ero fatto un quadro completo del comune, ho chiamato a quelle persone che fin dall'origine avrebbero dovuto fare gli assessori, ho detto ok, quale deleghe volete, questo e questo. Accomodati, alla fine se ne sono andati. Ma lasciamo perdere i motivi, perché stiamo sempre. Vabbè, storia ormai trita e ritrita. Non serve neanche. Però più. Ecco, tu dici sto fatto, no? Ma al di là della strambata, tu hai avuto modo di affrontare e di confrontarti con dei cittadini strada facendo? Hai avuto modo di spiegare alla gente, certo, queste cose ad persona? Qual è la reazione? La reazione dopo che tu hai spiegato. Chiaramente sono d'accordo, cioè dicono effettivamente quello che tu ci dici è giusto. Perché tu fonderai il tuo programma su questa cosa, porterai avanti questo tipo di ragionamento anche nel programma elettorale, no? Lo metterai tra i punti, no, allora, come sviluppo, perché ecco, della serie, i lavori pubblici, le cose, i progetti che andrai a dire che si dovranno fare, si potranno fare, dovranno avere dei soldi, dei finanziamenti. Vabbè, ma allora, innanzitutto togliamoci dalla testa che il Comune sia in grado di finanziare lavori pubblici, opere pubbliche. Le opere pubbliche purtroppo bisogna farle attraverso... Purtroppo, per fortuna, bisogna farlo attraverso il ricorso agli enti sovracomunali, Unione Europea, Regione, nella misura in cui la Regione è in grado di ancora finanziare qualcosa, e lo Stato centrale. Il Comune deve semplicemente cercare di erogare i servizi al meglio, cioè di dare un'immagine al nostro Paese un poco più edificante. E che programma elettorale può venire fuori con un programma, con un Comune in predissesto? Cosa si può abbozzare che si possa fare in questo clima? Guarda, innanzitutto cercare di coinvolgere quanto più persone possibile nel progetto. Mi spiego. Quando sono andato a casa c'era qualcuno che prestava la propria opera a titolo gratuito, manutenendo alcuni immobili comunali. Aveva cominciato dall'osservatorio, e quando lui ha cominciato si sentiva dire anche da parecchie persone chi te lo fa fare. Chi te lo fa fare. Però poi piano piano questa mentalità stava cominciando a cambiare, non era visto più come un marziano che chissà per quale interesse stava facendo quel lavoro, ma si stava cominciando a diffondere l'opinione che probabilmente lo faceva semplicemente per uno spirito di liberalità, stava in pensione, non c'era nulla da fare. Una sorta di solidarietà civile. Esatto, ecco. E quello è fondamentale. Il vero senso di sentirsi e fare il cittadino. Guarda, quello è fondamentale. Quando la cosa pubblica è anche tua. Ma ti faccio un altro esempio. Tu sai, perché è notorio, che nel porto di Casamicciola ci stanno una serie di barche intestate fittiziamente a cittadini residenti nel territorio di Casamicciola, però di proprietà di napoletani o comunque di persone al di fuori del territorio di Casamicciola, per usufruire delle tariffe agevolate. Ora, le tariffe agevolate, per potersi mantenere tali, devono comunque essere circoscritte a un numero limitato di cittadini. Allora, che cosa succede? Che favorire quelli al di fuori del comune con le intestazioni fittizie poi crea dei danni ai residenti reali, perché arrivati a 100 barche, dopodiché non si può andare oltre. Un po' come andare a fare il piacere a chi parte con la liscafe e andargli a fare il biglietto residente anziché fargli pagare la tariffa unica. Esatto. Un po', però, voglio dire, però in quel caso tu, diciamo, stai fregando tra virgolette l'ASNAV o il vettore privato. In questo caso invece tu stai fregando i tuoi concittadini. Quando hanno cominciato a prendere, come dire, coscienza di questo fatto, cioè che non era possibile tenere le tariffe basse per tutti quanti, anche quindi per quelli che facevano i piaceri agli amici, hanno cominciato quindi a, piano piano, ad indicare le barche che non erano poi di proprietà reale dei Casamicciolesi. Tanto è vero che il liquidatore di Marina di Casamicciola aveva prima proposto al commissario prefettizio un aumento delle tariffe, poi di fronte alla presa di posizione appunto dei cittadini
Ha fatto un passo indietro, però come ha fatto il passo indietro? Ha detto che le tariffe si applicano in misura agevolata ai cittadini residenti, purché siano utilizzati dai residenti e dai loro familiari. E poi come si controlla questa cosa? Bisogna fare gli 007? Bisogna fare delle incursioni a bordo, a Campione, bisogna fare delle ispezioni. Il controllo è complicato, però io ti ho fatto questo esempio per dimostrarti che comunque sta cominciando a cambiare la mentalità. Il controllo devono fare direttamente i cittadini che hanno i cittadini. Quelli che si prestano, che non si devono prestare più a questo. Non si devono prestare più e quelli che utilizzano, che hanno le tariffe agevolate e stanno nel giusto perché sono residenti e così via, devono controllare. Che chi non rispetta questa norma deve essere, come dire... Non c'era una cosa del tipo la residenza storica di un tot anni? Sì, c'era, però che cosa succede? Io non ho la residenza, tu c'hai la residenza. Le barche fino a 10 metri non si immatricolano. Io vengo da te e dico a me, scusa, mi puoi fare il piacere di dire che la barca è tua e quindi usufruisci delle tariffe agevolate? Poi sulla barca ci vado io, che magari non risiedo a Casamicciola, che magari risiedo a Milano, a Pollenatrocchia e così via. È evidente che facendo questo giochetto noi danneggiamo i cittadini residenti che... Perché sono mancati introiti. Non solo sono mancati introiti, ma se ci sono dei posti limitati, diciamo 100 posti per... I residenti. Per le agevolazioni. Le agevolazioni. È evidente che arrivati a 100 bisogna fermarsi. Quindi, se di fronte a 30-40 cittadini non residenti che usufruiscono delle agevolazioni, sono 30-40 cittadini residenti invece che vengono danneggiati. Però io ti ho fatto questo esempio piuttosto macchinoso per dirti che comunque sta cambiando la mentalità e il comune di Casamicciola non solo, se ne possono uscire dalla crisi soltanto attraverso la partecipazione attiva dei cittadini. Si è fatto la questione sulla Tares, il no Tares e tutto il resto, non si esce se non si risparmia e per risparmiare bisogna produrre meno spazzatura. Qui è semplice, no? il meccanismo. L'amministrazione, il comune, deve imporre ai cittadini il rispetto di determinate regole, sicuramente ci uscirà, farà le multe, però il quantitativo di spazzatura che si produce se i cittadini non prendono piano piano coscienza dei loro doveri, è difficile che si riesca ad uscire da questa situazione. Allora, quando si parla di programmi, per programma si intende proprio la necessità di coinvolgere i cittadini. Per esempio, sembra un'operazione molto ambiziosa la tua. Qualcuno potrebbe pensare, ma chi si crede di essere adesso di voler cambiare la mentalità del casamicciolese? Al di là dell'occasione elettorale, ascolta, mi sembra che pochi mesi o poche settimane per una campagna elettorale non bastino per fare questa operazione di rifondazione culturale. Io penso che ci vogliono 5-10 anni, minimo ci vogliono 5-10 anni, però la situazione economica generale porta necessariamente ad accrescere la solidarietà. Perché i problemi cominciano a diventare più diffusi, non sono più limitati a una fascia circoscritta della popolazione e quindi io sono tranquillo sul fatto dell'acquisizione di consapevolezza dei cittadini. Su questo potresti trovare d'accordo con chiunque, anche i tuoi antagonisti, perché credo che anche dall'altra parte non ci siano persone di un non senso che non comprendano che su queste cose bisogna essere per forza d'accordo. Quindi chiunque sia la maggioranza, chiunque sia il sindaco, bisogna puntare su una rifondazione culturale. Ma infatti quando io dico non ci sono problemi, faccio 18 passi indietro per quanto riguarda la mia candidatura a sindaco. L'importante è che però... Bisogna pensarla così. Bisogna avere ben chiari questi obiettivi. E pensarla seriamente così. Quando per esempio fanno una lista, come la stanno, se ho capito bene, come la stanno facendo dall'altra parte, per quello l'anti-berlusconismo dall'altra parte. Per quello che posso chiaramente poi comprendere, perché si dica un sacco di cose. Fino alla fine poi si sa che... Quando per esempio penso che si possano mettere insieme i 6 che mi hanno mandato a casa con la motivazione che non volevano stare insieme, allora mi domando che credibilità possono avere queste persone. Ma al di là di arrivare a questo progetto che dico io, ma proprio come credibilità in sé. Vabbè, qualcuno di loro ha detto che personalmente non ci sarà, quindi sarà presente per interposta persona. Non ha importanza, il fatto che non ci sia, allora se vede tutti e cinque gli altri messi insieme, dovrebbe dire io con questa lista non ho nulla a che vedere perché noi siamo andati a casa sostenendo che non potevamo stare insieme e quindi nel momento in cui
si crea una lista con queste caratteristiche, se uno è coerente dovrebbe dire io prendo le distanze da questa lista, non far finta, vedi, in questo modo si prende in giro, si prendono in giro i cittadini, facendo finta di non esserci e mettendo un'altra persona al posto loro. È chiaro che così facendo si perde la fiducia dei cittadini. Ora, io su un punto sono d'accordo con le accuse che mi muovono, cioè che probabilmente, visto il momento delicato del comune, invece di fare affidamento sulla mia, come dire, sicumera, di riuscire nei 5 anni a portare un cambiamento radicale del comune, probabilmente avrei dovuto prendere in considerazione l'ipotesi che potevo anche restare 1 mese, 6 mesi, 1 anno e forse sulle scelte più difficili, compresa quella del predissesto, avrei dovuto rendere partecipe la popolazione. E ti dico una cosa, questo fatto l'ho intuito proprio nella sua sostanza, ragionando domenica mattina a Forio con i ragazzi di 5 Stelle che hanno fatto uno stand per rappresentare le proprie idee ai cittadini. E loro mi dicevano: guarda, ma perché la cosa più semplice, visto che comunque non c'è da parte dei cittadini, e di questo bisogna prenderne atto, la capacità o la volontà di partecipare ai consigli comunali per capire che cosa succede, la cosa più semplice, una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, uno prende un gazebo, va in una piazza, che ne so, che non deve essere necessariamente Piazza Marina, può andare a Perrona, a Piazza Bagno. Piazza Bagno, si siede là e dice: sentite, sto qua. Se mi volete chiedere qualcosa, questi, è una cosa che poi, se tu ci vai a riflettere, è semplicissimo. Infatti la voglio mettere anche nel programma elettorale, perché mi hanno accusato di questo fatto e ne prendo atto, perché probabilmente è anche così. Però, vedi, prima della trasmissione ti accennavo all'articolo che ho letto su Repubblica di ieri a proposito della Francia, che sicuramente i comuni francesi non sono combinati come quelli italiani. Ebbene, in 45-46 comuni di piccole dimensioni non riescono a trovare i candidati sindaci. Non riescono a trovare i candidati sindaci perché i sindaci intervistati dicono: guardate, fare il sindaco di una piccola comunità è quasi impossibile, perché devi occupare dal cane che abbaia, in quel caso l'abbaia soltanto, qua invece lascia anche dei residui in mezzo alla strada, ai vicini che fanno la guerra tra di loro, e con un'indennità che poi di carica che è talmente ridicola che praticamente non compensa assolutamente le responsabilità che uno si va a prendere. Per cui sono tanti gli oneri. Sono tanti gli oneri, molte le responsabilità. Faceva anche l'esempio: dice, piove. La responsabilità, se può crearsi un disastro ambientale, è del sindaco, il quale però poi c'è la pistola acqua per fronteggiare l'emergenza. In Francia, che sicuramente i territori francesi sono più... Figurati, in Italia e dalle nostre parti. Quindi, quando io dico mi candido per spirito di servizio e non ho nessuna difficoltà a fare un passo indietro, perché l'importante è che chi si venga a candidare condivida questi... Quasi quasi stai dicendo che stai facendo un sacrificio. Allora, capisco che nella nostra... No, alla fine i detrattori potrebbero dire: dobbiamo anche ringraziare, potresti anche farne a me. No, io faccio un sacrificio, però io vivo a Casamicciola e quindi immaginarmi di essere amministrato da quelle persone che hanno amministrato fino a qualche tempo fa, io ho serie difficoltà ad accettarlo personalmente. Quindi mi propongo, se da queste riunioni che facciamo esce fuori una persona che condivide questi ideali, questi fini, e è più bello, biondo, gradevole e piacevole colloquiare, no, soprattutto che meno burbero e meno... No, che raccolga il consenso degli altri partecipanti, e io sono il primo a dire: okay, passo indietro. 1, 2, 5 passi indietro. Allora ci vediamo venerdì sera alla saletta da te del Barcalise. Sì. A che ora? Ora 19 e un quarto, perché sì, la precisione poi non è... Poi, intanto noi invece ci vediamo giovedì sera, ti preannuncio che parleremo della questione dei lavori nel porto d'Ischia e ci allargheremo anche alle altre portualità, quindi Casamicciola avremo l'ex presidente del Consiglio Comunale Peppino Zabatta, che ne capisce di queste cose, certo, e lavora nel settore, quindi chi meglio di lui ci può dire che cosa si può fare, cosa stava succedendo. Quindi... Poi martedì ci racconterai come è andata venerdì, se c'è stata più partecipazione, quali sono le altre istanze, perché gira che ti rigira, stiamo sempre attorno a sto fatto del predissesto e non ne usciamo mai. Quindi quali tipi di programmi poi sulle cose concrete? Guarda, potevo tirare fuori la cosa che è stato affidato il servizio delle inumazioni ad una ditta privata fino a giugno per 20 inumazioni, ci abbiamo riso su perché non sappiamo se 20 può essere che muoiano tanta gente o ne muoia di meno, quindi quelli che avanzano che fanno? Però, finito l'appalto. Insomma, ma guarda, io penso che noi viviamo di turismo e abbiamo quindi una serie di priorità.
sintetizzo, poi ne riparliamo magari la prossima volta. Allora, dobbiamo avere innanzitutto tutela e rispetto del territorio per la nostra sicurezza in primo E luogo. questo l'abbiamo detto giovedì scorso. Ma quello deve essere una delle priorità del programma. È inutile che ci mettiamo a fare programmi fantascientifici. Cominciamo a stare con i piedi per terra. Dobbiamo mettere in sicurezza il nostro territorio. Dobbiamo dare un'immagine migliore. E dare un'immagine migliore, anche il capriccio di Calisse è un punto nodale del programma. Quando mi dicono che l'ho chiuso certamente perché voglio evitare che il Comune faccia altri 20 anni di causa, ma il mio Poi ci obiettivo è. parlerai di che cosa stava per accadere al Piemonte della Misericordia, perché so che qualcosa sotto sotto si stava muovendo da Napoli per risolvere questa Ma questione anche per il atavica. Piemonte della Misericordia, ma soprattutto per il Calise si stava cercando di risolvere il problema con il demanio, anche usufruendo della normativa che La famosa scade, della della sdemanializzazione di cui smanializzazione, sotto. per cui noi auspicavamo che in quest'estate il Calise sarebbe stato aperto, la gente si dimenticava che per un anno era stato chiuso, però facendo un bando a 15 Ancorché metri. per fare la cerimonia della risurrezione di Pasqua e non farla lì ai piedi della chiesa, ma risalire sul tetto per incominciare a guardare un poco tutto l'ambiente, come si faceva un Ma tempo. guardi, io ti dico una cosa, per me far venire il commissario prefettizio penso sia proprio una follia totale, proprio per come stava combinato il comune. Però è inutile poi stare ancora Fermati qua a perché altrimenti discutere. ci facciamo una doppia puntata, invece già siamo andati fuori il tempo che poi ci prefissiamo di Un quarto mantenere. d'ora. Abbiamo già abbondantemente superato il doppio, quindi dire, rimaniamo in questo. Altrimenti voi la prossima settimana che raccontiamo? Se Infatti. sciupiamo tutto qui, se consumiamo tutte le cartucce. Tanto grazie per averci seguito anche questo martedì, ci vediamo martedì prossimo. Arrivederci. Arrivederci e buonanotte.